Beppe. Tutto ha inizio nel 2016, quando una ex imprenditrice, Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, si accorge che da una statuetta della Madonna comprata a Medjugorje provengono lacrime di sangue e un profumo di rosa. Così la donna fonda un'associazione aperta a tutti con una quota di iscrizione di 50 euro. I primi seguaci si radunano presso casa sua e del marito Gianni finché la coppia non allestisce un terreno in via Campo Le Rose, su una collina di Trevignano Romano, grazie anche ad alcune generose offerte. Per quasi 8 anni, ogni 3 del mese, giorno in cui la Madonna apparirebbe alla Santona con delle rivelazioni, centinaia di persone si sono radunate in questo spazio, allestito con tanto di panche, gazebo e chiosco per l'acquisto di gadget. Nell'aprile 2023 il vescovo Marco Salvi della diocesi di Civita Castellana ha disposto una commissione d'indagine sugli eventi di Trevignano, che si è espressa definitivamente il 6 marzo 2024, con il decreto Constat de non supernaturalitate. A Trevignano non c'è traccia di sovrannaturale. La Madonna lì non è mai apparsa. Il sequestro del sito dura solo pochi giorni. Il vescovo non può vietarci di pregare, reagisce Gisella. Non cambia niente. Qualcosa invece cambia per sempre. Lo scorso giugno la procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine sulla coppia con l'ipotesi di reato di truffa. L'inchiesta è scattata dalla denuncia di Luigi Avella, un ex sostenitore che aveva donato 123.000 euro all'associazione. A fine agosto il comune di Trevignano ha disposto lo sgombero del terreno perché occupato da attività di culto abusive. Le croci, le statue e tutto il resto devono scomparire. I seguaci però non si arrendono, continuano ad incontrarsi ogni mese online. Oggi il primo interrogatorio presso la procura di Civitavecchia da parte dei PM a Gisella Cardia e suo marito Gianni. Daniela Scotto, collegata, mi dicono che sta per arrivare Gisella Cardia. Intanto però fatemi salutare gli ospiti. Ben ritrovato da sposo per la prima volta con la fede. Ce l'hai? Sì, Giovanni Terzi, la fede, eccolo qui. Da tutte le parti, qui soprattutto. La fede ce l'ho da tutte le parti, quindi interessante non solo da giornalista ma anche da cattolico su questo caso. Benvenuto alla criminologa Navagli, anche se qui di più che altro vedremo l'aspetto di questa Gisella, di come sia stata brava però a farsi donare tantissimi soldi. Daniela Scotto, dimmi tutto. Sì, siamo qui alla procura di Civitavecchia, stanno per arrivare Gisella Cardia, suo marito Gianni e l'avvocato Solange Marchignoli. Oggi è il giorno dell'interrogatorio per la coppia. Come sappiamo, su impulso di una denuncia per truffa sono partite le indagini e quindi sappiamo che oggi l'interrogatorio è un atto dovuto, ma poi scopriremo soltanto, insomma, alla fine se saranno rinviati a giudizio oppure saranno indagati e accusati di truffa, perché è di questo che si parla, ovvero le donazioni di un fedele, parliamo di 123.000 euro, sono state spontanee oppure in qualche modo sono state istigate. È questo che gli inquirenti dovranno capire. Sì. Tutto infatti è partito dalla denuncia di Luigi Avella, esatto, e dovrebbe essere collegato proprio con noi, perché Domenico Marocchi è andato a casa sua, quindi potremo sentire proprio da lui come si sente oggi, perché oggi anche il proprio video, dopo tanto tempo, potrebbe incontrare Gisella, perché Gisella, ve lo ricordo, sta per arrivare per essere interrogata, quindi probabilmente in questo momento, mentre guarda la televisione e parla con Marocchi, potrebbe incontrarla. Buon pomeriggio. Siete in diretta. Buon pomeriggio Caterina, siamo qui appunto con Luigi Avella. Prima di cominciare lo ripresentiamo, perché il signor Luigi, che avrebbe dato circa 122.000 euro alla signora Cardia, anche chiamata Maria Giuseppa Scarpulla, perché questo è il vero nome, lo diciamo sempre, è comunque un ex funzionario del Ministero delle Finanze, laurea in economia, anche in teologia e specializzazione in mariologia. Questo è importantissimo per laurea in giurisprudenza, per far capire chi è lei, Luigi. L'ha detto Caterina, come si sente oggi? È una giornata importantissima, tutto parte da lei. Ma ripeto, io non chiedo giustizia ma verità.
per cui l'ho denunciato per truffa. Il mio intento è che non ci sia un altro Luigi Avella in Italia che possa essere raggirato, ingannato e truffato. Se si va a giudizio, cosa succede? Lei mi ha detto una cosa molto importante. Se si va in giudizio, è chiaro che toccherà alla procura, attraverso il pubblico ministero, di difendermi e di difendere tutti quelli che sono stati raggirati. Poi ci sarà, con il mio avvocato, di vedere la condizione di costituirmi parte civile. Lei lo fa per gli altri, mi ha detto, se no quante persone ci sono, quanti veggenti? In Italia ci sono 200 veggenti, sì. E solo a Roma ce ne stanno 20, per cui questo giorno è molto molto importante, perché se tutto verrà archiviato ci sarà tana libera a tutti, ai veggenti, agli indovini, ai visionari, ai maghi, alle streghe, praticamente tana libera a tutti. Mi scusi signor Luigi, lei appunto è stato un seguace di Gisella Cardia, ma quando è che ha capito che in realtà stava subendo una truffa? Cioè quando è stato il momento in cui lei ha capito che queste donazioni che lei dava alla signora Gisella in realtà servivano per fare altro? Secondo lei, ovviamente. Allora, perché... io sono... Ma certo. Allora, io sono stato ingannato dal fatto che Gisella aveva l'operazione in chiesa, chantavano monsignori, che conosco nome e cognome, chantavano vicerettori di università. L'ha convinta, insomma, ha avuto un forte ascendente su di certo, lei. Certo. Come c'è riuscita, chiede Caterina? Perché un giorno c'è stata un'estasi di Dio Padre che chiedeva il santuario e io mi sono sentito in dovere, insieme a mia moglie che aveva avuto un incidente grave, importante, di donare innanzitutto i soldi dell'assicurazione e poi altro denaro che era di mia... Quanti soldi erano quelli dell'assicurazione, Luigi? 95.000. Capite? Più 30.000 le ho donati io al marito. E altri 450 erano stati promessi. 450.000 euro? 450.000 euro. E in più anche, d'accordo con mia moglie, avremmo lasciato per testamento tutte le nostre proprietà. Oh mamma mia. Assurdo, Caterina. Luigi, senti. Scusatemi, possiamo vedere in questo filmato chi era prima Gisella, prima di essere la veggente, perché aveva una storia con altri nomi... appunto come ha sottolineato prima Domenico Marocchi. Per i giornali, la TV, per i fedeli o gli scettici di Trevignano si chiama Gisella Cardia, ma per l'anagrafe è Maria Giuseppa Scarpulla, 54enne di Patti in Sicilia. Che porti il nome della Madonna, a suo dire, non è un caso. Ospite di Porta a Porta lo scorso anno, la presunta veggente ha raccontato infatti che la sua vita fu caratterizzata da segni o grazie fin dal principio. Sì, perché io sono nata morta. E questa me l'ho persa. E la sorella di mia mamma andò davanti alla statua della Madonna che era in ospedale, perché il medico aveva detto che per mia mamma poteva esserci un motivo di salvezza, per me no, e ormai mi avevano messo un po' lì, buttata come uno straccio vecchio. Va detto che dopo questa intercessione la vita di Gisella prese una strada più profana. Divenuta imprenditrice nel settore delle ceramiche, venne condannata a 2 anni di reclusione con pena sospesa per bancarotta fraudolenta. Secondo il processo concluso in primo grado, nel 2013 avrebbe stipulato un contratto d'affitto giudicato incongruo con l'amministratore unico e liquidatore della società, che avrebbe portato la ditta al fallimento. Una caduta momentanea, perché 3 anni dopo il suo destino cambiò totalmente. Successe nel 2016, quando Gisella andò col marito a Medjugorje e comprò una statuetta della Madonna. Da quel momento iniziarono le esperienze mistiche. La statuetta avrebbe lacrimato sangue. Gisella avrebbe iniziato a ricevere messaggi da Maria, da Gesù Cristo, da Dio in persona, oltre al dono delle stimmate. E non solo. Il diavolo, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe iniziato ad attaccarla, spingendola contro la parete a mezzo metro da terra e lasciandole lividi sul collo. Né le stimmate né i lividi, però, sono mai stati mostrati in pubblico. In aggiunta, secondo alcuni fedeli, Gisella stessa avrebbe aggiunto di essere anche rimasta incinta dello Spirito Santo.
benché dopo questo annuncio non sia nato alcun bambino. Si era agli inizi delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano, un caso dai molti aspetti controversi, come la vita di Gisella Cardia, e su cui la giustizia è ora chiamata ad esprimersi. Abbiamo sentito rimasta incinta dello Spirito Santo, cioè abbiamo tutti sorriso, no? Perché ci ha rinquadrata Anna, ma qui il sorriso era da parte di tutti, quindi volevo sottolinearlo. Quindi le apparizioni, scusate per capire, le apparizioni arrivano il 3 di ogni mese, le stigmate, le lacrime della Madonna, la moltiplicazione degli gnocchi, perché ricordo un'altra cosa che avevo letto in un libro sacro, insomma... Tutta una messa in scena, ci chiediamo ai fini di lucro, perché scusate, a porta il marito di Gisella Cardia ha detto: noi abbiamo chiesto donazioni, non abbiamo chiesto a nessuno soldi. Questo è importante a livello giuridico, no Giovanni? Assolutamente sì, ed è secondo me molto più preparata l'avvocato Valli di me su questo, però dobbiamo dirci una cosa molto sincera, cioè ognuno di noi, parlo di me per primo, ha passato dei momenti di crisi, di difficoltà, di fragilità, ed è lì che si infila questa persona, perché io profondamente, non mi interessa neanche se è condannato o no, perché io profondamente la disprezzo, perché comunque si è infilata nei momenti di difficoltà della povera gente. Vediamo quel momento da Vespa, quando dice: io non chiedo soldi, chiedo preghiere. Io non ho mai preso un centesimo, tantissime persone sono venute a casa mia, la preghiera ho sempre detto che è gratuita e se qualcuno volesse fare qualcosa per me io chiedo preghiere per me, solo questo, e su questo non ho alcun dubbio. Guardi dottore, io le dico anche una cosa in coscienza e in serenità, se io avessi fatto quello che qualcuno dice che io abbia fatto non sarei qui, non sarei a Trevignano probabilmente ancora. E forse non sarei neanche in Italia, ma io sono qua, perché voglio combattere, voglio che la verità venga fuori, a qualunque costo. Domenico, il tuo ospite stava sorridendo. No, qui Caterina, qui sorridiamo davvero, diceva proprio questo Luigi, ma... ridiamo per non piangere, perché i soldi non li chiedeva. Allora, lei non ha mai chiesto soldi, però quando dice che Dio Padre vuole un santuario... Si va con... I soldi vengono chiesti oppure no? Come si costruisce il santuario? Con gli gnocchi e coi conigli? Con le patate e la pizza? Se il mio parroco dice che il tetto va riparato, il parroco non mi chiede i soldi, ma io come fedele contribuisco alla riparazione del tetto. I soldi erano tanti, perché non sono solo i tuoi, Luigi. Arrivano anche soldi dall'estero, giusto? Ma allora, sicuramente arrivano dalla... Lei ha molto legame... Aspettate, ci fermiamo per 60 secondi e poi noi abbiamo ripreso un filmato dove appunto il marito di Gisella parla dei soldi presi dal signore che è collegato con noi, da Luigi Avella. 60 secondi. E quanti soldi vi arrivano? Ah, guardi, possono arrivare 100 euro, 200 no, euro... No, bilancio. In un anno quanti soldi arrivano? Il bilancio l'anno 2021 abbiamo 21.000 euro. 2022? Tra ricavi, diciamo c'è una differenza di 1.800 euro tra i costi e diciamo i ricavi. Quindi abbiamo 1.800 euro nel 2021. Adesso abbiamo fatto 2022 con diciamo la patrimoniale, siamo a 147.000 euro di patrimoniale perché abbiamo comprato diciamo un altro terreno. Perché lì c'era con un progetto... i soldi di quel signore famoso? No, no, assolutamente no. E quelli che fine hanno fatto quei soldi? Quelli stanno nel bilancio del 2020, ci sono le fatture. Ah, 2020. Abbiamo... Allora, qui bisogna mettere in chiaro una questione, cioè per fare del bene bisogna investire. E allora, se noi compriamo una panca perché abbiamo ricevuto una donazione appositamente per l'arredo di quel luogo, chiaramente noi dovevamo dare soddisfazione alla persona che ha donato e così abbiamo fatto. Per cui, siccome ho sentito molte voci, ma non sono qui a criticarle, capisco tutto, ma insomma noi siamo... Ma voi ci comprate degli arredi, le panche, delle coche cose? Le panche abbiamo acquistato, abbiamo fatto la recinzione, abbiamo acquistato un mezzo per portare diciamo, i pacchi dell'associazione.
Cioè, serve comunque un'organizzazione che consenta appunto di fare, come si dice, quel bene che serve. Abbiamo sentito Gianni, il marito di Gisella Cardia, anche lui indagato. Giovanni non si teneva durante questo filmato? No, cioè, per fare il bene bisogna investire, c'è cioè, proprio una parola cioè, da dire a San Francesco, c'è cioè, proprio una roba... No, dai, cioè, va bene tutto, però... Proprio no. Cosa notavi, Anna? Che quando parlava il marito di Gisella, lei tirava indietro le guance, quasi come se masticasse, e questo perché era in forte tensione emotiva, ha tirato anche fuori la lingua perché non era sotto il suo controllo il marito, quindi lei prima si autocontrollava anche se aveva il sorriso del bugiardo mentre raccontava la sua versione al direttore Vespa, e nel momento in cui però l'apice dello stress lo raggiunge quando parla il marito perché sfuggiva totalmente dal suo controllo. Lo stiamo rivedendo il aveva filmato. Aveva paura che si contraddicesse. Cioè, quindi se c'era tensione in quel momento? Sì. A livello comportamale? A livello di analisi comportamentale, lei così cerca di gestire lo stress perché il linguaggio del corpo, no, tradisce quello che tu non dici con le parole. Lei in quel momento è in silenzio, parla il marito e ha paura, è preoccupata che possa dire qualche cosa di troppo perché il direttore Vespa lo stava incalzando. Per fortuna conduco e Anna Vagli non è quando... faccio le mie... No, perché è pericolosissima, dottoressa Vagli, è pericolosissima. Allora, Luigi Avella, ricordiamo che stiamo aspettando, c'è Daniela Scotto, stiamo aspettando Gisella in procura. Allora, apritemi anche Daniela. Daniela, potresti essere ovunque, mi fai vedere dove è la procura? Si può girare la camera, intanto è collegato sì. Luigi Avella, grazie. Sì, sì, eccoci. Questa è la procura, noi siamo tutti in posizione perché mancano davvero pochissimi minuti al loro arrivo. Ricordiamo le ultimissime, Gisella ha cambiato abitazione, non sappiamo più dove è andata a vivere. Come sono mai, finiti secondo i tempi te, delle Daniela centinaia Scotto di fedeli alla collina delle rose? Come mai ha cambiato abitazione? Perché i primi raduni si facevano a casa sua, quindi tutti sapevano dove abitasse, dopodiché si sono spostati alla collina delle rose che è stata allestita. Quindi adesso che la situazione è certamente cambiata, è partita una denuncia, sono iniziate le indagini, ma soprattutto la Chiesa si è espressa, nulla di sovrannaturale è accaduto a Trevignano. Questo chiaramente ha fatto sì che le centinaia di seguaci avessero un po', insomma, cambiato anche idea. Anche se all'inizio, ricordiamo, sì, Gisella era lì in chiesa all'altare, no? Perché è giusto ricordare anche questo, Giovanni. Eh beh, ci sono sicuramente state, diciamo così, delle, usando un eufemismo, delle sbavature da parte di qualcuno che hanno indotto altri a credere ancora di più, no? Come dicevo prima, un momento di debolezza. Luigi, mi scusi, ma lei, al di là delle donazioni che ha fatto alla signora Gisella e anche a suo marito, ha fatto anche dei regali? Alla signora Gisella? Certo, durante il Covid, quando il marito era in cassa in part time, io davo 300 euro a mese a Gisella per aiutarla nell'anno 2020. Ha fatto poi anche dei regali, ha comprato. La statua, quella grande della Madonna. La statua della Madonna regalata? Sì, 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 ho regalato la statua di San Michele Arcangelo con la cappellina. Quanto costava? Beh, sono statue che valgono in media 3-4 mila euro. Una fortissima leader, carisma. No, scusa Anna. Sì, è una forte leader. Erano donazioni, eh? Donazioni, scusa Anna, se tu vieni da me e mi regali la statua di San Michele, io ti ringrazio. Cioè, nel senso, non è che ti ho obbligato, sì, a comprarmela. Sì, però per averlo indotto. Aspetta, dimmi a Luigi. Fare... Caterina? No, perché è labile qui. Mi dica, Luigi. Caterina? Sì. Come va? Volevo dire che chi frequenta il sito La Madonna di Trevignano, di Gisella, si accorge che lì c'è un progetto voluto dalla Madonna per i bambini. I soldi che chiedeva a voi erano per i bambini? Siccome noi non avevamo figli, toccava dei punti sensibili, tant'è che poi mi ha chiesto di accompagnarla all'altare e di prendere il posto di suo padre. Oh, mamma. Secondo matrimonio. Sì, in una festa del 10° anniversario, per cui gli ho regalato anche il bouquet. Quindi tu vuoi dire che il nodo di questa truffa sarebbe questo, cioè i soldi che dovevano andare a finire, dovevano essere utilizzati in un modo, invece dove finivano? Finivano, per esempio, al climatizzatore,
il bagno per sostituire la vasca con la doccia. Il bagno di chi, Luigi? Il bagno dove abitava Gisella. Ma questo è infatti suoi, al magistrato Luigi? Ho chiesto di verificare. Questo è i soldi, Luigi. Certo che... Ma Luigi, ci sono un sacco di persone povere in Italia, devo andare a Gisella per aggiustare il bagno. Caterina, posso dirti una cosa? Mi dispiace, Luigi, perché Caterina... Mi scusi, lei non lo sapeva e questo lo Caterina. Capisco, però ad esempio Opera San Francesco a Milano, andatevi a vedere la storia, nasce da una coppia che avevano fatto tantissimi soldi, un imprenditore importantissimo, non avevano soldi e hanno donato tutto lo stabile che oggi Opera San Francesco per poi fare qualcosa di molto importante che dura fino ad oggi. Cioè Luigi, ma come mai una persona come lei, colta, laureata, ha beccato proprio lei? Cioè, come mai? Caterina, allora oggi il procuratore della Repubblica di Civitavecchia interrogherà Gisella e il marito. Certo. Io ho dato, oltre ai soldi dell'assicurazione di mia moglie, 30.000 euro al marito. Adesso il problema è grosso, come impiegato del Ministero dell'Economia e delle Finanze. O lui dice cosa ha fatto con i soldi, a che titolo gliel'ho dati, perché se le ho dati come presidente non le ha messe in bilancio e quindi è truffa. Se invece gliel'ho dati a titolo personale, scatta la legge antiriciclaggio. Però Luigi, Caterina ti ha chiesto questo, cioè perché, come ci è riuscita? Ripetiamo, hai due lauree, tu capito? E non vogliamo vittimizzare e colpevolizzare le vittime noi. Dico, allora, inchiesta. Quindi, e tra l'altro Domenico Marocchi ci credevamo. Domenico Tutti. Marocchi mi ha anche detto che lui ha assistito alla lacrimazione della Madonna, no? Domenico, tu mi hai detto in camerino, sì. Io di questa storia non sapevo niente, se no dei trafiletti, mi sembra tutta una follia. Però Domenico mi ha detto che lui ha assistito a questa lacrimazione. Però prima di vederla, lei ti ha preparato prima di farti entrare, giusto Domenico? Cioè non è che tu sei andato in casa e la Madonna lacrimava? E per Caterina, caso era ti il 2016, trovato. Lo stesso anno in cui Luigi ha conosciuto Gisella. Vado a Trevignano, io lavoravo per Storie Italiane, e si parlava di queste lacrimazioni, ovviamente vado lì, citofono, il signor Gianni mi tiene sulla porta per 5 minuti, non si fida, gli parlo anche della mia esperienza di fede, riesco a entrare dopo 5-10 minuti ed effettivamente vedo, ecco queste sono le immagini, chiedo alla signora Gisella di fare un video della Madonna che in quel momento stava trasudando, non lacrimava sangue ma appunto questa acqua, diciamo questo, e più ho sentito anche l'odore, devo dire, di rose. Devo dire, Caterina, che il carisma questa signora, Luigi, ce l'ha, nel senso che ha un potere affabulatorio, questo è vero, nel modo in cui parla, questo lo dobbiamo dire, perché sennò non si capisce. Dimmi, sì, Anna. Lei è una leader carismatica che ha concentrato su di sé un'obbedienza totale e ha tratto queste persone colte come Avella, in una vera e propria trappola emotiva, ha fatto leva sulle loro insicurezze, i bambini malati, e quindi sarà questo che vorranno dimostrare per accusarla per truffa, che le hanno fatto le donazioni attraverso un inganno, perché lei diceva che la Madonna piangeva. Le apparizioni, te lo ricordi? Ogni tre del mese. Vuoi vedere come lo diceva, così mi dici a livello comportamentale? Sì. Allora facciamo così, se mi è d'accordo, lanciamo questo filmato e Anna guarda attentamente le varie espressioni del viso mentre la signora Gisella parla. Non è che tutti i mesi piange, noi facciamo un semplice rosario dove poi c'è anche l'apparizione della Madonna dove lascia un messaggio. Ho capito. Senta signora, le pare credibile una Madonna che piange a data fissa? Perché piangeva il terzo giorno di ogni mese. No, non mi piange il terzo giorno di ogni mese, dottore. Sono tutte delle falsità che purtroppo sono state scritte e dette da mass media. Allora, quando piange? Ma guardi, la Madonna ha pianto 2 anni fa lacrime di sangue e poi non ha più pianto, quindi non è che piange ogni 3 del mese, non è così. Allora, ricordiamo che oggi la procura potrebbe archiviare il tutto oppure si andrà a processo, perché Daniela Scotto, come ci ha ricordato, sta per arrivare la signora Gisella, che sarà sentita per la prima volta, giusto Daniela?
Sì, quindi come dicevi tu, oggi avremo un primo, diciamo, svolgimento, quindi o rinvio a giudizio oppure sarà totalmente prosciolta, perché come dicevamo bisogna dimostrare il dolo, l'estorsione. C'è anche un altro aspetto: Gisella viene, diciamo, come dire, protetta e accompagnata nel suo percorso con l'avvocato anche da insulti, odio, diciamo tutta quella fase di ammirazione, dobbiamo dirlo, adorazione, adesso si sta trasformando anche in qualcos'altro, quindi lei dovrà difendersi sicuramente con il percorso della giustizia da truffa, ma anche da questo altro aspetto. Allora Giovanni, come andrà a finire secondo te? Ma io spero veramente non rinvio a giudizio, perché comunque è un fatto che è accaduto, è solamente un giudizio, quindi nel merito potrà stabilire quello che è accaduto. Aspetta, sta arrivando, vedo tutti che corrono. Luigi, guardi questa scena, Amirè, mi apri Daniela Scotto, per favore. Allora, Luigi sta arrivando. Sì, sta arrivando. La tua ex amica Gisella Cardia. Sì, sì. Che corrono tutti. Eccola. Luigi? Sì. Daniela, dimmi, che succede? Sei inquadrata da dietro, non ti preoccupare, sì, parlami. Dove c'è il plotone che insieme a me si è mosso, perché sembra essere arrivata definitivamente Gisella con il suo avvocato. Eccola lì. Macchina. Sono all'interno della procura. Riuscite a vedere? No, adesso sì. Stanno facendo i controlli, vedi, di sicurezza. C'è Solange Marchignoli e Gisella. Non ho detto niente. Eccola qui. Sta per entrare. Evidentemente noi ci aspettavamo un percorso, ma evidentemente l'assistita, insomma Gisella, non avrà voluto incontrare nessuno. Luigi, ha capito, è riuscita a passare da dietro, tutti lì ad aspettarla e lei da dietro non passata la sorprende da dietro, dal sorriso che fa. Ma, Luigi non ma la sorprende. Me l'aspettavo. No, me l'aspettavo, perché così si fa quando si sfugge. Caterina, Luigi mi ha detto una cosa che riguarda il pre Gisella, prima che arrivasse a Trevignano e che la conoscessimo noi. Questa è una cosa importante, poi magari chiudiamo, però è fondamentale. Eccola. Lei è stata condannata per bancarotta fraudolenta, perché per le attività che aveva in Sicilia. Ecco, la stai vedendo, Luigi? Sì. Eccola lì. Però tu mi dicevi che è stata condannata per bancarotta fraudolenta rispetto alle sue attività che aveva in Sicilia. Lei si è sempre definita a volte imprenditrice, diciamo al pubblico, però tu mi hai detto qual era la sua attività laggiù in Sicilia, cosa produceva? Allora, Gisella produceva della creta che poi si trasformavano in pentole, piatti, bicchieri. Poi, siccome è stato vietato l'uso della creta con una sola cottura, allora lei ha trasformato l'azienda in decorazioni. Però c'è un piccolo particolare, che le statue di Medjugorje vengono costruite con la creta, che è porosa e che in una situazione particolare di umidità trasudono acqua. Ecco. Basta questo, insomma, ecco. Basta Caterina, questo. Per capire, questo aspetta è una c'è cosa importante, però dimmi. Almeno c'è un precedente. Ma c'è un precedente, ma non lo sapevate? No. Non lo sapevate? Si è cambiata il nome lei. Ha cambiato il nome, giusto Anna? Non a caso. Anna, ha cambiato il certo, nome. Perché magari se qualcuno la cercava su internet era possibile che non la riconoscesse, quindi per fugare ogni dubbio ha cambiato i connotati. Quanto è stata anche esatto. colpa della televisione, dei programmi che si sono occupati di Gisella dall'inizio? Scusami Giovanni. Ma guarda, io non penso perché forse a una, non bisogna penso fare anche un processo alla TV. No, io non penso a una responsabilità di questo genere. Ribadisco il tema, siamo milioni di persone, tra queste milioni di persone ci sono gente che veramente magari crede sinceramente ed è tratta in inganno in un momento di debolezza. Comunque lo ribadiamo, la procura stabilirà se una truffatrice oppure no, sarà la procura a deciderlo. Quindi ricordiamo che la Chiesa si è espressa e questo è un dato fondamentale, visto che si parla di cose di fede. Quindi se la Chiesa si è espressa dicendo no, non c'è nulla, io direi che già quello è stato un tribunale abbastanza specifico e diretto. Luigi, io la ringrazio, so che domani mattina andrà da Leonora Daniele, quindi la seguiremo domani mattina. Un saluto, grazie davvero Luigi. Grazie mille. Grazie. Grazie Domenico, mille. Grazie. Anna, ma un potere pazzesco questa donna. È questa la cosa.
Sì, perché ha fatto leva sulle debolezze delle persone, perché cioè, non c'è una categoria di persone che può cadere vittima, no? Perché abbiamo visto una persona laureata, chi magari soffre ha una persona che soffre, quindi cerca una risposta diversa, magari ha bisogno del miracolo, e lei si è insinuata proprio nelle difficoltà delle persone, ma anche persone che cercano un plauso sociale, che vogliono identificarsi in un gruppo. Lei si è inserita proprio lì e ha lavorato da quel punto di vista. Grazie, grazie ad Anna, grazie Giovanni di essere venuto di nuovo alla Volta Buona. Noi vi...